dove comincio? Mia madre mi chiamò Enola. E il mio nome, letto al contrario, significa sola. Eppure, stavamo sempre insieme. Ed era meraviglioso. Lei era tutto il mio mondo. Questo porta alla seconda cosa da sapere. Una settimana fa mi svegliai. Madre! E scoprii che lei era scomparsa e non era più tornata. Ora sto andando ad accogliere i miei fratelli, Mycroft e Sherlock. Sì, Sherlock Holmes, il noto investigatore, il mio geniale fratello. Lui avrà tutte le risposte. E Enola. Dove sono? Cappello e guanti. Beh, il cappello ce l'ho, ma mi dà prurito alla testa. E i guanti non li ho. Mio Dio. Una donna selvaggia ha cresciuto una ragazzina selvaggia. Sarà accettata dalla società. Sembra intelligente. Puoi prendere due strade, Enola. La tua oppure quella che gli altri scelgono per te. È ora che io trovi mia madre. Che il gioco abbia inizio. Se devo restare nascosta dai miei fratelli, devo diventare qualcosa di inaspettato. Una lady. Hai fatto progressi, vedo. È al sicuro? Ha avuto una compagnia. Sono il visconte Tewksbury. Un inutile ragazzo. Devi aiutarmi. Non voglio morire su te. Io non voglio morire e non rischiamo nulla prima di incontrarti. Che state progettando, madre? La verità è che lei aveva sempre una ragione per tutto. Il proprio modo di fare le cose. Forse vuole cambiare il mondo. Forse al mondo serve un cambiamento. Forza! Al contrario delle signore educate, io non ho imparato a ricamare. Mi hanno insegnato ad osservare, ad ascoltare e anche a combattere. Sto venendo a cercarvi, madre. Tu non sai ricamare. Sono un professionista, ti ho detto. Ieri sera ho intercettato un messaggio cifrato. Sul tesoro di Mussolini. È la nostra occasione per riprenderci tutto quello che ci hanno rubato. La prefettura è un mattatoio. Ci servono solo tre uomini. Devono per forza essere uomini. Il ladro, l'esperto d'esplosivi. Viva l'anarchia. L'autista. Giovanni Fabbri, il campione della mille miglia. Fabbri non è affidabile. Perché? Vabbè, dai, che cosa rubiamo? Ladro, lascia stare Yvonne. E non puoi finire appeso. Tu e i tuoi amici straccioni. Non voglio mica finire appeso per una sventina, eh? Non ti prometto niente. Quando la gente ci guarda, vedete pezzenti. Io no. Io vedo dei virtuosi. E adesso l'occasione per dimostrarlo. Giù, giù, giù! Qualcuno mi ha detto che nessuno è più furbo della storia. Fanculo la storia. Subito qui. E i suoi genitori? Li stiamo ancora cercando. Il tavolo corrisponde al quadrato disegnato col gesso. All'interno va tutto bene, ma se forziamo Clara a uscire,
Per lei è come cadere nel vuoto. Ci hai pensato bene. Lo abbiamo stabilito insieme. Compare in tutti i suoi disegni. Di che cosa hai paura? È una persona. Adesso parli con me. Hanno trovato la sua giacca. I sommozzatori la stanno perlustrando. E dopo cos'è successo? Stai bene, tesoro, che succede? So che hai paura di oltrepassare la linea. Non dobbiamo farlo per forza. Abbiamo fatto la scoperta del secolo. Tutti credevamo che la fossa delle Marianne fosse il punto più profondo sulla Terra, ma abbiamo trovato un mondo completamente nuovo. Sistema pronto per la difesa. Potremmo scoprire creature appartenenti a specie del tutto ignote alla scienza. È un megalodonte. È uno scherzo, vero? Si riteneva che i megalodonti fossero estinti. Non finirò nella pancia di un pesce preistorico. Ne sei sicura? Non tanto. Posso andarci io, se vuoi. Ci vado io, Mac. Meno male, io scherzavo. Nell'universo c'è una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta. Non è una questione di pessimismo, è solo che a differenza delle altre persone, io non avevo molto tempo per trovarla. Si tratta del tuo primo giorno di dialisi. Non avrò mai una vita normale. Il tuo pessimismo non durerà tanto a lungo. Io sono Gabriele e sono uno specializzando. Quindi sei il tipo che vede il bicchiere mezzo pieno? Tu lo vedi mezzo vuoto? Sporco, lasciato nel lavello. Scusami, non volevo disturbarti. Per caso ti sei innamorata, piccola Rina? Ricorda il giuramento di Socrate. Di Ippocrate, Iuri. Ippocrate, Socrate, tutti italiani. Non si flirta mai con i pazienti. Io non posso più sprecare energie in qualcosa di diverso dal trattamento. Penso che non mi rimanga molto tempo qui e mi piace immaginare che ci sia qualcosa oltre questo. Hai trovato la stanza della bellezza. Fammi indovinare, il rosa non fa per te. Oh, devo essere all'inferno. L'Accademia del Bene e del Male ha bisogno di grandi eroi e malvagi. Ma se siamo nella scuola sbagliata? Non capisci? Io dovrei essere una principessa! No! Guardatemi! Vi sembro forse una strega? O se c'è stato un errore e volessimo tornare a casa immediatamente? Il bene non dorme con il male. Mi scusi, signora. È la responsabile. Sono nella scuola sbagliata. Oh, che cosa triste e improbabile. Sta indietro. E se avesse commesso un errore? Se le avesse lasciate nelle scuole sbagliate? Sta succedendo qualcosa di brutto. Sono stanca di essere la patetica piccola Sophie. Devo tirarti fuori da qui. Ho tutto sotto controllo. Io non credo proprio. Una principessa non può essere amica di una strega. È il male che ti controlla. Mi piace la nuova me. Sophie, sono tua amica. No, sei la mia nemesi.
Verifica del software, così dopo sarete pronti per il lancio. Sono pronta. Sto entrando nel sistema. È strano. Cosa? C'era una pipeline all'interno. E in questo modo reindirizzano i dati. Dunque, riesci a risolvere? Tutto a posto. Allarme, porta d'ingresso. Ce l'avete? Sì, ce l'abbiamo. Allora preparatevi. Ciao, Mel. Ho un problema. Sul serio? Potremmo rintracciare la sospettata Mel Bundison il più in fretta possibile. Ho un'idea. Non sono stata io. Quel tuo fantastico Trojan ha sparagliato un'intera multinazionale cinese. Se c'è qualcuno che può aiutarmi, quello è lui. È il migliore in assoluto. Allora, siamo entrambi ricercati dall'Interpol. Questa cosa ci unisce. Ci dia la crittografia per risolvere il problema. E che credi che succederà quando l'avrà? State pronti a intervenire. Ho chiuso con tutte queste stronzate! La Bundison dov'è? Senti! Distruggete le prove! Distruggete l'autobus! Devi fermarti. Hey. What's going on? Just, you know, work's been pretty awful without you there. You and I were partners. You know, I don't want to talk about work. Is it because what they're saying is true? So, how are the girls? They're really good, but I'm working a lot. You still owe me for last Friday, but it can wait, really. Oh, no, I'm sorry. No, no, no. There's 50. Sorry about that. Thank you. Bye, Mom. Love you guys. Bye. Nurse Loughran, this is Officer Braun. Do you remember Anna Martinez? There you go. Yeah, her death. It was sudden. Mind taking a look at this? The insulin in her system, it's a double medication error, which is really rare. We understand that you work with a Charlie Cullen. Could he be involved in this? She either lovebirds. I cannot get over how cute your Vanessa is. Who's Vanessa? Oh my God. There's insulin in her system. Hospitals. Nine. What do you mean? No, the hospital would have done something. You would think so. Yeah. Do you remember working with someone named Charlie Cullen? Yeah. There was a rumor about him. They found insulin in a dead guy's saline bag. Hey, girls. Yeah. Come, sit. Why are you being weird, Mom? He's been killing people without ever touching them. He's gonna get a new job, and it's all gonna continue. I hope you guys can hear me. He's walking right now. Hey! Paul. Non vedo l'ora di battermi. Siamo sul fronte occidentale. Thank you.
40.000 caduti soltanto nelle ultime settimane. È finita. In nome della fratellanza umana, vi chiedo di acconsentire a un immediato cessate il fuoco. Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions. Io non ho intenzione di capitolare. Mia madre non voleva che andassi in guerra. Volevo farle vedere che ero in gamba. Paola. Un giorno torneremo. Mancano i miei camerati! Firmiamo la pace. Ho paura di quello che verrà. Non hai il diritto di frignare. Pensa a quelli che non ce l'hanno fatta. Pensa a noi. Non oso chiedertelo. Sto cercando una ragazza. Lei lavorava alla fabbrica dei fiammiferi. Enola Holmes. Lei è una detective. Ho l'impressione che il vento se la porterà via. Ha scoperto qualcosa che le persone potenti vogliono nascondere. Ed è letale. Sherlock, che cosa fai qui? È il mio caso o il tuo? Entrambi. I nostri casi sembrano collegati. Il gioco ha ritrovato un senso. Estorsione, ricatto, corruzione. Temo che si sia messa contro le persone sbagliate. Fermate quella ragazzina! Le snob come te non sanno combattere. Snob o no, sono molto brava a combattere. Le piace causare guai, non è vero? Non essere così disperata da metterti alla prova. Ma è importante. So cosa significa sentirsi soli, essere ignorati. A nessun altro importa di quelle ragazze. E ho peggiorato le cose. Sciocchezze. Devi trovare i tuoi alleati. Collabora con loro e diventerai ciò che sei destinata a essere. Smettetela! Potresti essere magnifica. Mi serve il tuo aiuto. Non farmelo ripetere, posso entrare? Tutti qui dentro recitano una parte. La X segna il punto. Loro si stufano. Ma che maleducato! Dovreste finire la scuola? Mi chiedo chi ti abbia insegnato a lottare. Nostra madre dovrà rispondere.